Cara Cecilia, mi chiamo Marihanna Hatton e sono docente di giurisprudenza all'Università del Sussex. Insegno criminologia e la mia ricerca si concentra sul contatto familiare durante la reclusione. Sono nera, sono inglese, più specificatamente sono originaria di Birmingham, come Ozzy Osbourne. Sono di origine proletaria e mi identifico come una donna eterosessuale cisgender. Ho 41 anni e tre quarti e amo cantare. E cosa importante per me, una parte integrante della mia identità, è che io sono un grande fan di David Bowie. Vengo da un background che sarebbe generosamente descritta come classe lavoratrice. Mia madre era single e sono cresciuta in un condominio chiamato Balfour House, nelle case popolari di Ladywood, nel centro di Birmingham. Ladywood era malfamato per un certo numero di cose, livelli costantemente elevati di povertà infantile e di persone con indennità di disoccupazione e una quantità sproporzionata di bambini cresciuti da donne single. Ma anche se eravamo poveri, eh sì, col senno di poi, eravamo decisamente poveri. Non mi vergognavo mai da dove venissi, anche quando altri avrebbero voluto. Invece, ero orgogliosa di essere di Ladywood e particolarmente fiera di mia madre e di tutte le altre donne forti che mi circondavano. Ciò che era anche meraviglioso nel crescere a Ladywood era la sua diversità etnica. Mia madre è bianca, di origine irlandese. Mio padre era giamaicano. Questa combinazione irlandese, giamaicana, inglese era piuttosto standard a Ladywood, principalmente perché negli anni 50, quando i cartelli dicevano non neri, no irlandesi, no cane, Ladywood era una delle poche zone di Birmingham in cui irlandesi e neri potevano trovare un posto in cui vivere. E quella vicinanza ha portato a molti piccoli bambini marroni come me e mia sorella. A Ladywood, se non eri nero, probabilmente eri imparentato con qualcuno che lo era. Pertanto, i razzisti non hanno prosperato. Quindi ho avuto la fortuna di crescere in uno spazio in cui ero consapevole delle mie origini e classe. E di tanto in tanto dovevo affrontare la stupidità di alcune persone. Ma quelle sfaccettature della mia identità non erano centrali nella mia esistenza, finché ovviamente non sono entrata nel mondo accademico, dove da quel momento le mie origini e classi sociali hanno dominato la mia esistenza. Simile a molti miei pari a Ladywood, non sono andata all'università direttamente dopo la scuola, e invece ho lavorato per un certo numero di anni. Ho iniziato il mio corso di laurea in legge alla Middlesex University il giorno del mio 28esimo compleanno e tutto è cambiato. È stato l'inizio di una nuova era per me. Il periodo alla Middlesex mi è piaciuto. Ho avuto grandi professori e ricordo molto affettuosamente quei momenti. Ero circondata da molti altri studenti, non tradizionale, e mi è servito molto. È stato proprio grazie a quel periodo che ho deciso di diventare un'accademica. Mia madre si ricorda che io gli ho detto durante la mia laurea che volevo diventare docente e non avvocata. La mia mamma, pratica come sempre, ha risposto: ma pensavo che volessi far soldi. Il mio essere nera pervade la mia esistenza quotidiana e assorbe molta della mia energia, a volte più di quanto mi renda conto. Il razzismo è diffuso nel mondo accademico ed è qualcosa con cui ho vissuto regolarmente a Cambridge, Birmingham, nel Sussex, ma anche se in forme diverse. Mi piacerebbe però che fosse ovvio come essere sottoposti a epiteti razzisti, ma non è così volgare. Il razzismo nelle università tende a essere gentile, educato e apparentemente ben intenzionato. Di 18.000 professori nelle università britanniche, meno di un quarto sono donne. Di questi, 1,7% sono nere e appartenenti a minoranze etniche. Lo 0,6% è nero.
La prima professoressa nel Regno Unito fu nominata nel 1892. La prima nera nel 1998. Solo 20 anni fa. Nel mio dipartimento non esiste un solo accademico nero e di minoranza etnica. Essere una donna nera nel mondo accademico è solitario e i modelli di ruolo sono pochi e lontani tra loro. Essere sola. Questa è la mia sensazione generale in quanto donna nera nel mondo accademico. Sono fortunata di avere qui al Success delle fantastiche alleate, ma c'è ancora qualcosa di intrinsecamente isolato nel guardarsi intorno e vedere solo se stessa. Ciò potrebbe essere in parte dovuto al fatto che gran parte della discussione sulle discriminazioni nel mondo accademico si concentra prevalentemente sul genere. Ricordo di aver partecipato a un incontro sulle uguaglianze anni fa a proposito delle iniziative Athena Swan, prima di arrivare in Success. La prima discussione era incentrata sul fatto che solo il 17% dei docenti erano donne. Come unica persona di colore in sala, ho dovuto sottolineare che dovevo ancora incontrare una docente nera nell'istituzione. L'incontro è andato tranquillo e, come è stato notato, nominando il problema, sono diventata io il problema. Per molti dei miei studenti sono la prima donna nera che abbia mai insegnato, loro. Tieni presente che all'arrivo all'università sono stati istruiti per oltre un decennio. Questa non è privo di significato o conseguenza. Significa che molti studenti di tutte le etnie sono sorpresi nel vedermi fare lezione. Uno dei miei ricordi più cari è stato camminare davanti all'aula e vedere il volto di una giovane studentessa nera illuminarsi. Poi, quando ho aperto la bocca e l'accento da classe operaia è venuto fuori, il suo sorriso e si è allargato ulteriormente. Si è vista, quindi sono consapevole che il mio essere lì è importante. Per gli studenti neri e di altre minoranze, spesso diventa un punto di contatto informale. Vengono da me quando hanno bisogno di parlare delle loro esperienze di razzismo e delle loro sfide che possono affrontare quando entrano nel mondo professionale. Per esempio, porto i capelli al naturale, un'enorme capigliatura afro. La adoro, soprattutto dopo aver trascorso la maggior parte della mia adolescenza a cercare di stirarli chimicamente. Troppo spesso gli africani sono visti come selvaggi e poco professionali. Quindi la scelta di tenere capelli naturale è una scelta politica. Io sono una professionista e i miei capelli lo sono. Non avrei più rischiato ustioni chimiche per adattarmi a uno standard di bellezza e non era stato creato per me. Come molte altre donne nere, sto imparando a stabilire i miei standard. A volte gli studenti vogliono semplicemente chiacchierare con un'altra persona nera, perché si sentono così isolati e diversi a causa della bianchezza pervasiva di istituzioni come Success, Cambridge, Birmingham. Questi studenti diventano il mio impegno ufficioso durante il loro corso, anche se un tutor è personale ufficiale. Ma la ragione per cui vengono da me è perché sanno che capisco da dove vengono. Brighton e le altre circostanze sono bianche al 91%. E quindi noi diamo molto nell'occhio. Due anni e mezzo fa, quando ho iniziato a lavorare all'Università del Success, mi sono trasferita in una zona chiamata Seaford, conosciuta anche come il luogo più bianco di sempre, letteralmente parlando. Nonostante io abbia un forte accento di Birmingham, mi viene spesso chiesto se sono nata in Inghilterra. Il mio colore della pelle nega il mio essere inglese. Molti dei miei studenti maschi neri raccontano di donne bianche che attraversano la strada per evitarli. Non lo sopporto, ma quando giro per Seaford sono costantemente fissata. Tant'è vero che ho iniziato a farmi portare la spesa a casa, perché ero stufa di sentirmi un fenomeno da baraccone. Per alcuni studenti bianchi il mio essere nera può inibire.
I miei studenti discutono felicemente con me di genere, del sistema di giustizia penale, ma si chiudono a riccio quando la discussione va sulla razza. Una volta, dopo aver notato questo fenomeno più volte, ho chiesto loro esplicitamente: non parli perché sono nera? Fortunatamente i miei studenti erano onesti. Mi dissero che il loro essere bianchi faceva sentire le loro opinioni sulla razza e la giustizia criminale come meno valide, e che non avevano diritto come bianchi di parlare con una donna nera riguardo al razzismo nel sistema di giustizia criminale. Questo avrebbe avuto senso. Eppure alcuni di questi studenti erano maschi, ma non avevano problemi a dirmi cosa pensavano degli effetti negativi per le donne nel sistema di giustizia penale. Quindi, per contrastare questo, modifico le mie pratiche di insegnamento. All'inizio di ogni lezione sulla razza faccio sapere ai miei studenti che sono di razza mista. Scherzo sul fatto che mia madre è bianca e quindi non dovrebbero preoccuparsi, perché non posso assolutamente odiare i bianchi. Approfitto della mia vicinanza ai bianchi per prevenire qualsiasi accusa di essere una razzista, al contrario, per aver fatto il mio lavoro, aver fatto notare un razzismo ben documentato e di vecchia data nel sistema giudiziario criminale. Lo faccio anche per contrastare le accuse che potrei non essere obiettiva, sul tema del razzismo. Odio il fatto di farlo e che sento il bisogno di farlo. Per quanto riguarda i colleghi, ci sono anche troppi incidenti da nominare, quindi ecco alcuni punti salienti indicativi. Il borghese bianco che pensava che fosse divertente dire: come puoi definirti una donna nera se non hai letto i libri di Bell Hooks? Non riuscendo a capire che non devo leggere sull'essere una donna nera perché sono troppo impegnata a esserlo. Altro, l'ostilità dei ricercatori bianchi che hanno ritenuto che fosse un affronto alle loro capacità quando ho verificato che i carcerati di etnia nera e delle minoranze etniche avevano segnalato a me, unica ricercatrice nera del progetto, più atti di razzismo che a loro. L'ironia di sedersi in un laboratorio di inconsapevoli pregiudizi e ascoltare un tutor di ammissione dichiarare che la ragione per cui le ragazze asiatiche, che per inciso erano principalmente inglesi, non andavano bene nelle scienze perché erano segregati e tutti dovevano lavorare nel negozio di papà. Questo perpetuarsi di pregiudizi razzisti e molto consapevole non è stato messo in discussione dai capi del corso, ma da me, che ero di nuovo l'unica persona di colore nella stanza. Ecco, l'organizzazione della conferenza che ha immaginato una cittadina europea. Secondo alcuni, la Brexit ha indotto molte persone a essere razziste in Inghilterra, forse a causa del significativo aumento dei reati di odio dopo il voto, ma per me non è mai stato vero. Il razzismo è stato un problema qui per tutto il tempo che posso ricordare, e la Brexit ha semplicemente incoraggiato i razzisti che hanno sempre vissuto tra noi. Quindi in tal senso la Brexit non ha fatto alcuna differenza per me personalmente, ma significa che il mio mondo e quello dei miei studenti diventerà più piccolo, e questo mi rende triste. Ciò che ha preceduto può sembrare implacabile per alcuni di voi, ma questo è solo un piccolo assaggio di cosa significa essere una donna nera nel mondo accademico in Inghilterra. Potrei andare avanti a lungo. Di per sé, ogni singolo incidente può sembrare relativamente banale, ma collettivamente si trasformano in uno tsunami di ignoranza. Pertanto, gran parte di ciò che ho detto qui è stato critico, con buona ragione, ma sono comunque ottimista. Perché, come Curtis Mayfield ha cantato, dobbiamo continuare ad andare avanti. Quindi, ad ottobre ospiterò l'evento inaugurale del mese della storia legale dei neri, qui al Success.
Questo è eccitante e spero che sia l'inizio di cose più grandi. Un ultimo punto. Sono onorata che questa lettera venga letta da Cecil Tieng. Tu sei un'ispirazione per molti di noi in tutto il mondo. Tuttavia, sono anche consapevole del fatto che si è provato a cercare studiose nere per leggere questa lettera. Invano. E questo per me è stato un vero shock. Quindi spero che quando verrà il prossimo cuore d'Inghilterra, questo sarà cambiato. Grazie mille per aver dedicato del tempo all'ascolto e auguro a tutti voi buon lavoro. Con i miei migliori auguri, Marie. Grazie.